Chiamo l'oggetto numero 10, interrogazione sui servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario, possibilità di revoca per aggravio dei costi superiore al 20%, intendimenti della Giunta regionale. L'interrogante è il consigliere Porzi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Porzi. Grazie, Presidente. Ha già espresso l'oggetto di questa interrogazione. Nel decreto legge 16 del luglio 2020, coordinato con la legge di conversione dell'11 settembre 2020, numero 120, è stato recepito un emendamento dei senatori Briziarelli, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi e Campari ed altri, che prevede la possibilità di revoca e risoluzione dei contratti da parte della stazione appaltante in ambito sanitario. L'articolo 4 bis prevede che se l'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero determini un incremento di spesa di importo superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e all'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32,8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, alla revoca di questa aggiudicazione. Prevede inoltre che in relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza derivi un incremento di prezzo superiore al 20% del valore del contratto iniziale. Quindi, considerato che nella nostra regione sono presenti importanti realtà industriali del settore del lavanolo in forte crisi occupazionale, che la fonte normativa nazionale permette alla Regione Umbria, nel caso ve ne siano i presupposti, di procedere alla revoca del contratto di servizio, che l'eventuale procedura di revoca, secondo le condizioni dettate dal decreto legge 16 luglio 2020 numero 76, coordinato con la legge di conversione, consentirebbe un importante risparmio in termini economici, e evidenziato inoltre che la mancata verifica di eventuali attivazioni di quanto previsto dal decreto legge coordinato con la legge di conversione comporterebbe un danno erariale alle casse regionali e che gli eventuali risparmi potrebbero essere impiegati per potenziare e migliorare alcuni servizi ospedalieri, con questa premessa, ecco, sono a chiedere se c'è la possibilità di avvalersi di questo decreto legge sulla revoca e sulla risoluzione dei contratti nella sua qualità di stazione appaltante da parte della Regione in ambito di servizio sanitario e ospedaliero. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Varrebbe la pena sottolineare due ambiti. Nel testo dell'oggetto si parla di pulizia di lavanolo, che sono due gare diverse. Nel primo, considerato, si fa riferimento al solo settore del lavanolo. Relativamente alla gara del lavanolo, vorrei evidenziare che Umbria Salute e i servizi come CRAS ha svolto una gara regionale che ha visto aggiudicare nel 2018 a servizi ospedalieri l'appalto con un costo assai inferiore allo storico fornitore uscente Sogesi. All'aggiudicazione ha fatto seguito un lungo iter giudiziario che in tutti i gradi ha confermato la legittimità dell'aggiudicazione. Al termine dell'iter giudiziario sono stati firmati i contratti che nel luglio 2020 i servizi ospedalieri ha iniziato la fornitura. Pertanto non si ravvede nulla che possa giustificare una revoca. Per completezza di informazione, la gara pulizia è tuttora in corso a cura del CRAS. Il relativo attuale servizio viene svolto da ditte risultate aggiudicatarie di altre gare, gestite dalle aziende sanitarie ed ospedaliere che curano la relativa esecuzione del contratto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Porzi.
Semplicemente per ringraziare l'assessore di questa risposta, perché non essendo a conoscenza dello stato dell'arte di alcune situazioni, ecco, questo chiarimento in aula ci serve di capire che l'emendamento che è stato presentato in sede di attuazione dell'atto nazionale, ecco, non può avere effetti nella nostra regione. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 17. Misure che la Regione intende adottare per favorire lo sviluppo della formazione professionale nella transizione digitale. Interroganti sono i consiglieri Fioroni e Pastorelli. L'assessore Fioroni. L'agenda europea delle competenze adottata dalla Commissione europea il 1 luglio 2020 prevede, come prima delle 12 azioni elencate, che il patto per le competenze unisca tutti i portatori di interessi, sia privati che pubblici, che condividono l'obiettivo di sviluppo delle competenze e riqualificazione della forza lavoro in Europa, per permettere alle persone di partecipare alla duplice transizione verde e digitale. È utile ricordare che nel solco del piano di transizione 4.0 occorre supportare sempre più attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell'impresa delle tecnologie, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali. In Italia, purtroppo, come risulta dal Digital Economy and Society Index 2020, mancano le digital skill, sia di base che specialistiche, a fronte di una domanda sicuramente sempre più crescente da parte del mercato. Appare quindi evidente come il nuovo paradigma formativo richieda un investimento non solo tecnologico, ma anche culturale, sviluppando una formazione a servizio della pubblica amministrazione per fornire un supporto formativo innovativo, coniugando infrastrutture tecnologiche abilitanti e consapevolezza digitale della cittadinanza. Per questo motivo interroghiamo questa Giunta per sapere quali misure di carattere intende adottare o abbia adottato per supportare lo sviluppo della formazione professionale anche della pubblica amministrazione a favore della digitalizzazione e didattica online. Grazie. A lei, assessore. Allora, buongiorno a tutti. Questo è uno dei temi centrali che la politica, al di là delle dichiarazioni di intenti che tendono a mettere questa parola magica digitale in ogni dichiarazione programmatica, deve affrontare proprio perché oggi, in un contesto che è sempre più digitale, che vede la nostra manifattura come fiore all'occhiello nel nostro territorio, siamo la seconda manifattura in Italia, in Europa, ma siamo 25esimi, come sottolinea lo studio presentato al Club di European House da Ambrosetti, 25esimo in Europa per competenze digitali. Cosa vuol dire? Che rischiamo di perdere competitività a fronte di una manifattura che diventa sempre più digitale proprio su quello che è stato il punto di forza del sistema paese. Quindi siamo quart'ultimi davanti solo a Bulgaria, Grecia e Romania per competenze digitali. Questo impone un salto di qualità, dobbiamo recuperare il terreno perso. In modo particolare non basta l'acquisizione di tecnologie, bisogna che il digitale, affinché rappresenti un vero motore di crescita e di sviluppo, sia accompagnato da un adeguato livello di competenze. Competenze che riguardano, e questo lo dico soprattutto per l'Umbria, non solo i lavoratori, ma anche i micro piccoli imprenditori, che rappresentano il 95% del tessuto economico locale. Non si può parlare di transizione digitale se il primo di questi cambiamenti non avvenga a livello culturale da parte dell'imprenditore, che capisca tutte le potenzialità insite nel digitale, sia nello sviluppo di nuovi prodotti che nello sviluppo di processi, tenendo conto che noi oggi abbiamo una serie di competenze, così come evidenziato da Agid, che vanno sviluppati in ambiti totalmente diversi, dal tema chiave della sicurezza informatica,
essendo la nostra l'identità di tutti sempre più digitali, a tutti quei profili di base oppure legati a competenze più hard e soft che compongono il fabbisogno di professionalità, perché anche attività tipicamente banali oggi comunque richiedono un'interazione uomo-macchina di tipo digitale. È per questo che è in uscita e dovrebbe riuscire ad uscire proprio nel mese di dicembre un grande piano di formazione sulle competenze digitali che ha proprio come obiettivo da parte della Regione Umbria di mettere 5 milioni di euro, un bando di questo genere non si è mai visto in questa regione, a supporto dello sviluppo delle competenze digitali, facendo attenzione a individuare il target di lavoratori, ma anche i target delle imprese, anche per degli imprenditori, anche perché il primo cambiamento nasce proprio dalla formazione dell'imprenditore. Allora, su questo noi saremo sempre più attenti ad integrare i vari strumenti a supporto delle attività di digitalizzazione delle imprese, collegando ad esempio gli investimenti che vengono fatti sul digitale con quelli che sono i fondi che mettiamo sulle competenze, nella misura in cui noi riteniamo che dobbiamo assistere a un'integrazione sempre maggiore degli strumenti, ovvero se noi regoleremo risorse sugli investimenti digitali, egualmente, come è stato nel caso del Bridge to Digital, noi dovremo avere in maniera speculare investimenti sulle competenze relative a quegli ambiti. Quindi l'iniziativa più importante che stiamo mettendo in campo sul fronte delle competenze digitali è un bando in prossima uscita di 5 milioni di euro, ripeto, non c'era mai stato un bando dedicato sulle competenze, che uscirà a breve e che sarà anche proprio frutto di una valutazione di quelle che sono anche le competenze, perché spesso sui bandi della formazione non si è partiti dal fabbisogno delle aziende, che sono l'elemento chiave. Quindi stiamo ultimando la ricognizione delle competenze richieste dalle imprese, va da sé che la figura degli sviluppatori è la più richiesta, ma ci sono tanti profili professionali legati al digitale e sulla base di questo e anche delle linee guida che sono identificate da Agid, che individuano alcuni profili professionali più importanti, sono 23, che tenderemo a privilegiare appunto in questo grande piano di formazione sulle competenze digitali, che si dimostra e si rivelerà innovativo sia nella dotazione finanziaria che negli obiettivi sempre più coerenti con le esigenze del mondo del lavoro, del mondo delle imprese e sempre più collegato al piano degli investimenti, perché gli investimenti digitali vanno di pari passo quelli per le componenti hard insieme a quelli per le componenti di natura più soft e quindi più legati all'utilizzo digitale da parte del capitale umano. Grazie Assessore, io rinuncio alla replica perché passerei all'interrogazione seguente in quanto molto collegata alla precedente e anche a quella che è stata discussa nell'assemblea legislativa, nella seduta scorsa dell'assemblea legislativa. Chiamo quindi l'oggetto numero 18, misure che la Regione intende adottare per supportare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Anche questa volta mi do la parola e credo che questo sia una ridondanza, ma va a sottolineare quella che è l'importanza della digitalizzazione e l'innovazione per quel rilancio di prospettiva e per quella possibilità di pensare a non solo ad un presente, ma soprattutto ad un futuro post-Covid che vada soprattutto ad intercettare quelle che sono le debolezze del nostro sistema socio-economico. In questa interrogazione noi sottolineiamo come l'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia palesato una serie di difficoltà dovute anche al fatto che il nostro sistema paese è praticamente diviso in 21 sistemi sanitari che in larga parte non si parlano tra loro. Tutto questo chiaramente ha causato una criticità amministrativa e le amministrazioni pubbliche si sono trovate anche in grande affanno per far operare i propri addetti a distanza.
La pandemia ha quindi reso evidente che la transizione al digitale deve ricomprendere necessariamente la pubblica amministrazione in modo inclusivo a tutti i livelli istituzionali, accorciando le distanze tra pubblica amministrazione e cittadini e facilitando l'accesso ai servizi, rendendo più efficiente l'apparato amministrativo burocratico. Come ha evidenziato prima anche l'assessore Fieroni, l'Italia sta vivendo un processo lungo e periglioso dal punto di vista della digitalizzazione. In Umbria la situazione è preoccupante, perché è utile ricordare in quest'Aula che nel settembre 2019 il responsabile della transizione digitale in Umbria aveva avviato la rilevazione richiesta dalla Corte dei Conti a tutti gli enti territoriali sullo stato di attuazione del piano triennale per l'informatica e dell'agenda digitale. Tale ricognizione si è completata il 24 ottobre 2019, fornendo uno stato dell'arte complessivo dell'ICT regionale, ovvero delle tecnologie di informazione e comunicazione, le cui evidenze emerse dalla ricognizione non sono state diffuse al pubblico in quei giorni preelettorali. Mi limito a rappresentarvi alcune delle principali evidenze e vi invito, per chi non lo avesse fatto, a leggervi gli atti e gli allegati della delibera di giunta regionale numero 7 del 15 gennaio 2020, avente ad oggetto l'approvazione del piano digitale regionale triennale. Una di queste evidenze è, per quanto concerne il quadro delle strutture del personale dedicato in via prevalente o esclusiva all'ICT, il dato del 2018 della Giunta indica che il personale informatico è solamente il 4,6% del personale complessivo, dato che si è ulteriormente ridotto nel corso del 2019 ed avrà ulteriori riduzioni nel 2020 per via dei pensionamenti. Si tratta di una percentuale inadeguata ed insufficiente se si considera che una regione è un'organizzazione centrata in larghissima parte sulla gestione di informazioni e flussi documentali, che la regione ha tra le sue mission istituzionali l'attuazione dei processi di semplificazione. Un'altra evidenza che quindi ci ritroviamo dal passato è che il parco applicativo in essere conta ben 181 applicativi software diversi, una frammentazione insostenibile che richiede una forte azione di razionalizzazione. In più, solo il 2% delle applicazioni è fruibile in modalità software and service. È urgente quindi attivare un programma di piena abilitazione al cloud. Il 42% degli applicativi software in uso risulta ancora sviluppato dalla società in-house, sebbene l'articolo 11 della legge regionale numero 9/2014 prevedesse dal 2014 che l'attività di sviluppo software dovesse essere affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati. Questo significa, a leggere bene, quindi, che nella nostra regione quasi la metà degli applicativi in uso sono stati realizzati prima del 2014. Per questo motivo interroghiamo questa Giunta per sapere, a fronte di questa situazione, quali misure di carattere economico e strategico intende adottare o abbia adottato per supportare nella pubblica amministrazione il processo di innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. Grazie. A lei, Assessore. Allora, sì, questo, come dicevamo prima, è un tema centrale perché riguarda la capacità di funzionamento dell'ente, ma soprattutto la capacità dell'ente di fornire risposte ai cittadini e al modello delle imprese. La situazione che abbiamo trovato sul piano digitale, come già era ben descritto nell'interrogazione, è una situazione confusa, dove c'è una compartimentazione dell'ambito ICT in 28 diversi centri di costo. Questo significa che abbiamo una duplicazione di attività, di processi, di software, come è stato correttamente illustrato, e l'obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un unico funzionamento della macchina regionale con un'unica divisione ICT, con una straordinaria ottimizzazione di costi e soprattutto revisione dei processi. Anche perché quando si parla di digitale spesso si dimentica che soprattutto nella pubblica amministrazione il digitale si accompagna necessariamente ad un processo di revisione dei processi che, scusate la cacofonia, che sulla base dei quali poi vanno applicati le tecnologie digitali. Su questo noi stiamo lavorando, sulla necessità di dover rimappare tutti i processi regionali, la cui ultima
mappatura risale lontana nel tempo, ma stiamo cercando di lavorare anche con metodi e modelli innovativi. In modo particolare abbiamo cercato di creare dei gruppi di lavoro che superassero quelle compartimentazioni fra le varie divisioni. Abbiamo cercato di accorpare alcune divisioni alcune divisioni ICT, ma la cosa più importante, abbiamo cercato di cambiare il modello di governance di Umbria Digitale. Umbria Digitale, che è al ruolo chiave, che noi individuiamo come l'advisor del cambiamento digitale della regione, che con un rapporto anche di rinnovata fiducia nei confronti dei comuni, e che è il soggetto che dovrà guidare la transazione digitale. Ad oggi l'attività di Umbria Digitale era esclusivamente e prevalentemente collegata sul tema della collettività, quello che era stato individuato come un successo, ovvero portare connettività alla pubblica amministrazione in un contesto in cui gli operatori di mercato potrebbero anche farlo in maniera molto più efficace ed efficiente, fra altre cose con una linea che presenta debolezze per mancanza di ridondanza. Tanto per capirci, se viene tranciato un cavo della connettività portato all'Umbria Digitale a Città di Castello, salta il CUP e l'accesso ai servizi informativi della sanità. È chiaro che in tutto questo, rivedendo i processi, bisogna lavorare sugli strumenti di collaboration, bisogna lavorare su piattaforme digitali che consentono al cittadino di presentare domande senza necessariamente dover fare ricorso allo strumento di PEC, che ha moltissime problematiche di visualizzazione, soprattutto sui dispositivi mobile. Facilitare l'accesso ai cittadini, il portale, che è il punto in cui atterrano tutti i processi aziendali, è un percorso ostacoli a livello digitale. Va definito, e quello che è semplice da dire a livello linguistico, non lo è da un punto di vista tecnico, un percorso di accesso unico ai servizi, anche tramite, scusatemi i tecnicismi, ma purtroppo quando si parla di digitale è importante, tramite interoperabilità con l'attuazione dei servizi via API, cercando di costituire un database unico e interoperativo che consenta di accedere ai servizi da parte del cittadino tramite un unico punto di accesso, con l'obiettivo di cercare di arrivare a un punto di caduta, che è quello di attivare strumenti di gestione dei flussi documentali che consentano di arrivare, di creare una sorta di fascicolo digitale del cittadino. Tutto questo deve avvenire in condizioni di sicurezza, perché anche oggi quello che abbiamo trovato è un sistema regionale estremamente vulnerabile agli attacchi informatici. Quindi tutti non sono stati fatti, e questo sarebbe stato il ruolo di Umbria Digitale che è venuto a meno, tutti quei rafforzamenti sul versante della sicurezza, soprattutto in un contesto in cui i dati protetti in alcuni casi sono dati anche altamente sensibili. Anche su questo dato stiamo lavorando con un protocollo d'intesa con l'università, con i centri di competenza, con un accordo con la polizia postale per rafforzare gli strumenti di cyber security. Sempre a livello di semplificazione, il ruolo importante sarà rappresentato dalle piattaforme per accelerare l'offerta dei servizi, le piattaforme di pagamento per accelerare l'offerta dei servizi digitali l'offerta dei servizi in via digitale, come Speed, PagoPA e IoApp, per cui l'Umbria oggi è regione di sperimentazione dell'integrazione di alcuni processi. Ripeto, oggi quello che mancava era una visione sistematica del ruolo che l'ICT doveva avere a supporto dei processi di erogazione interni regionali, quindi difficoltà nel lavorare insieme, nel condividere documenti. Oggi siamo nell'era del cloud, che impone ad esempio la possibilità di utilizzare strumenti di collaborazione che consentono, senza rinviare ogni volta lo stesso file, di lavorare contemporaneamente a più uffici su uno stesso documento. E ripeto, è anche abbastanza paradossale alcune scelte che sono state fatte sul data center regionale, che si basavano su investimenti di pura fisicità. Si dibatteva dove fare fisicamente un
data center regionale quando tutto il mondo aveva capito che i data center dovevano andare prevalentemente in cloud. E anche su questo alcune scelte che sono state a nostro avviso sbagliate con investimenti rilevanti, siamo costretti a doverli rivedere in un contesto tecnologico che ci dice che bisogna andare tutti in un'altra direzione, in cui noi dovremo, ad esempio, per rendere più fruibili i vari database e le varie piattaforme, arrivare a delle forme di ibridazione del data center fra la componente fisica e soprattutto la componente in cloud. Replica al consigliere Fioroni. Sì, io ringrazio l'assessore Fioroni perché con queste tre interrogazioni penso abbia, nel rispondere a queste tre interrogazioni, abbia tracciato un po' quella che è la linea di progetto per il rafforzamento della digitalizzazione e l'innovazione di questa regione. Faccio un inciso riguardo il tema dell'accessibilità che lui ha affrontato, che l'assessore ha affrontato poc'anzi, poiché è necessario sicuramente andare verso quella che è un'accessibilità anche ai flussi della pubblica amministrazione piuttosto che a tutto il sistema della comunicazione in generale, che sia veramente universale e quindi che si vada verso un superamento del digital divide e soprattutto oggi che è la giornata mondiale per le persone con disabilità, riteniamo comunque che ci debba essere un grande impegno da parte della Regione ad assicurare una comunicazione accessibile a 360 gradi, perché questo è un reale sinonimo di civiltà. Grazie. Oggetto numero 21, risponde Coletto, interroga il consigliere Fora. Prego, consigliere Fora. Buongiorno, buongiorno assessore. Questa interrogazione vuole porre l'accento anche a questo Consiglio regionale, oltre che a lei, assessore, intorno a un tema di cui si parla poco dentro l'emergenza sanitaria, che è quello della povertà. Non cito dati miei, ma parlo a nome del rapporto Caritas, che proprio in questi giorni rileva come nel corso di questa pandemia il numero dei poveri in Italia è raddoppiato rispetto all'inizio della pandemia Covid. Solo a Perugia, e anche qui non lo dico io, ma lo dice la Caritas a nome del suo direttore, Don Marco Briziarelli, ci dice che ci sono più di 1.500 famiglie sulla soglia della povertà assoluta e sono cresciuti del 35%. La soglia della povertà assoluta vuol dire assenza di risposta a bisogni primari, cibo, casa, salute minima. Intorno al tema della povertà si è fatto e si è detto molto. Il governo riteniamo che abbia fatto la sua parte in due occasioni. Prima nel primo decreto ristori, recentemente nel ristori terra sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per misure urgenti rispetto alla solidarietà alimentare con i famosi buoni pasto. Ma questo non basta, e anche qui non lo dico io che non basta, ma lo dice la coordinatrice, la presidente anzi della commissione welfare dell'ANCI nazionale, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, Di Cicchi, che non è del nostro schieramento politico, e è proprio lei che dice che le misure non bastano, e recentemente, non più ultimo la settimana scorsa, chiedeva cosa e quanto la Regione avrebbe potuto mettere in campo per intervenire a sostenere misure urgenti rispetto al welfare. E infine, e anche qui non lo dico io, il tema del welfare e della povertà assoluta non è solo risolvibile con pochi e spiccioli trasferimenti monetari a favore dei comuni. Se non c'è una visione strategica sul come si intende affrontare il tema della povertà. E
perché vedete, c'è un problema grande, che la nostra società in questo periodo storico sta aumentando tantissimo le disuguaglianze, e non vorremmo, credo nessuno di noi, trovarci alla fine della pandemia con una società sempre più spaccata, dove i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sono sempre più ricchi. Allora, detto tutto questo, quello che chiediamo oggi, Assessore, non è tanto cosa la Regione ha fatto fino ad oggi. Io mi aspetterei, ecco, di non avere una risposta che sia legata esclusivamente alla lettura di una relazione che qualche dirigente magari le ha fatto rispetto a quello che ha fatto la Regione fino ad oggi. Bene, siamo contenti, noi lo riteniamo sicuramente insufficiente, ma quello che è fatto e siamo, come dire, prendiamo atto di ciò che è successo fino ad oggi. Quello che siamo a chiederle invece è cosa intende fare la Regione da qui in poi. Qual è la visione strategica intorno al tema del welfare? Come intende la Regione affrontare il tema della povertà nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Se pensa di poter affrontare questo tema da sola, se intende relazionarsi e lavorare con gli enti locali, perché tanti sindaci ci risulta che stanno chiedendo interlocuzione su questi temi non trovando risposte, il terzo settore, le associazioni cittadine. Insomma, la richiesta che le facciamo è politica e non è di somme e di contenuti economici, ma vorremmo davvero oggi sapere, perché ancora non l'abbiamo capito, come la Regione intenda affrontare strutturalmente il tema della povertà per evitare che noi ci ritroviamo fra un anno, fra due anni, ad avere una società regionale sempre più spaccata, dove a oggi il dato della povertà assoluta è cresciuto del 35%, ma la previsione dell'AUR di questi giorni è che fra due anni avremo una povertà assoluta che è intorno al 70% di crescita rispetto al dato attuale. Quindi cerchiamo di non arrivarci troppo tardi, ma di costruire da oggi in ritardo un percorso. Ecco il motivo dell'interrogazione è legato a cosa succede da ora in poi. Assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Il tema della povertà non è un tema indifferente. Difatti, come Regione, come accennava il Consigliere Fora, siamo già intervenuti in vari aspetti. Abbiamo messo nella disponibilità dei cittadini umbri, piuttosto che degli enti locali, quindi dei comuni, circa 3 milioni che dovevano soddisfare le prime necessità. Quali sono le prime necessità? Pagare gli affitti, ad esempio, intervenire nel fare la spesa, quindi beni di prima necessità che andavano a sostegno della popolazione che è caduta in disgrazia a causa della situazione di congiuntura assolutamente negativa a livello economico, nazionale e regionale, ma anche e soprattutto collegata purtroppo a quella che è una situazione di pandemia che ha limitato molto quello che è l'ambito dell'economia, che ha limitato molto quella che poteva essere un'espansione dei posti di lavoro, che invece è stata, come dire, ulteriormente ristretta e ulteriormente spinta verso il basso. Ora, intervenire a livello regionale è sicuramente necessario, ma serve altrettanto un coordinamento con gli enti locali, con i comuni, serve avere risorse, e queste risorse possono e devono essere sicuramente dell'Umbria, del livello regionale, ma possono e devono essere anche del livello superiore, quindi del governo, che si deve attivare per mettere nella disponibilità dell'intera nazione e in particolare delle regioni più bisognose, dove quello che è lo sviluppo economico è stato tarpato sin dall'inizio e dove una delle principali industrie, che è quella del turismo, è stata molto ma molto limitata, visto e considerato che gli spostamenti sono stati vietati ovviamente per questioni sanitarie e di conseguenza non c'è stato quell'incremento economico a beneficio della Regione. Ciò detto, io credo sia assolutamente necessario da parte nostra, come Regione, fare una programmazione in sinergia con i comuni per fare un rilievo esatto di quelle che sono
le necessità del territorio e l'ente locale comune ha ben chiaro quello che è la necessità territoriale. Quindi prossimamente metteremo in piedi un osservatorio, ci attiveremo e ci coordineremo con i comuni, con tutti quanti i comuni dell'Umbria, per avere una fotografia esatta di quelle che sono le necessità e di quelle che sono le risorse che dovrebbero essere nelle disponibilità di questi enti, oltre che della Regione. Ciò fatto, passeremo alla programmazione, evidentemente, una programmazione che inevitabilmente chiede l'interlocuzione con gli enti superiori, se di enti si può parlare, visto che fa riferimento al Governo, che deve intervenire, per quanto mi riguarda, con un piano Marshall che sia proattivo nei confronti di quella che è la riattivazione di un'economia che è stata bloccata da questa pandemia. Aziende sane, aziende buone, aziende che possono crescere sia nell'Umbria ma anche a livello nazionale, ce ne sono. Quindi il sostegno sì alla povertà, perché è fondamentale, su questo non c'è dubbio, uscire da un momento di difficoltà. Tutte le famiglie devono essere aiutate, tutti gli umbri devono essere aiutati ad uscire da questa situazione, ma in prospettiva è inevitabile che l'economia debba ripartire e debba creare dei posti di lavoro anche per aiutare a 360 gradi, con l'aiuto anche del terzo settore, perché il terzo settore è fondamentale nell'ambito del sociale piuttosto che nell'ambito della sanità. È un aiuto importante, è un pilastro portante, l'ha stabilito anche le ultime normative che hanno preso in considerazione l'implementazione appunto di questo ambito sociale, ma io lo definirei decisamente sociosanitario. Quindi una fotografia, una sinergia, una collaborazione con gli enti locali, la definizione degli obiettivi e la rilevazione delle vere necessità e di lì in poi la programmazione con un intervento da parte del Governo, da parte dello Stato, con tutti quanti i fondi che sono nella disponibilità per programmare interventi mirati per far ripartire un'economia che è stata bloccata da questa pandemia e di conseguenza dare anche un respiro minimo di ossigeno e dare la possibilità a queste famiglie di uscire da una situazione di povertà e riproporsi su quello che è un mercato che giustamente deve essere a disponibilità di tutti, che è quello del lavoro. Grazie. Grazie. C'è la replica? Consigliere Fora, prego. Ma c'è la replica. Un manuale di programmazione sociale direbbe più o meno le cose che oggi ci ha detto, Assessore. Le conosco anche io, le fasi di un percorso di programmazione: analisi dei fabbisogni, programmazione, analisi delle risposte, monitoraggio e controllo. Ne ha saltata anche qualcuna di fasi. Il problema è che le persone stanno male oggi, non al futuro. Lei mi ha risposto dicendo che è necessario che faremo una programmazione, prossimamente faremo un osservatorio. Il terzo settore è importante, le ricordo che il forum del terzo settore aspetta un appuntamento da quando lei si è insediato e non li ha ancora ricevuti. Cioè, insomma, qui il problema è che le risposte vanno date oggi. 3 milioni di euro nel bilancio regionale sono una briciola infinitesimale di intervento rispetto a tutte le regioni italiane, se vuole poi le darò il censimento che abbiamo fatto, che sono intervenute con risorse proprie a supporto e integrazione di quelle del governo sul tema della povertà. Non ha detto nulla rispetto al cosa concretamente farà la Regione nei prossimi mesi, quando le persone avranno gli affitti scaduti, saranno sfrattate da casa, non avranno risorse perché le casse integrazioni termineranno per acquistarsi cibo e mantenere la famiglia. E lei mi risponde dicendo che faremo una programmazione con un osservatorio. Prendo atto.